אני מבקש מכם, בבקשה. בואו נכבד. Tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. E in questa zona qua c'è stato un periodo circa un anno e mezzo fa in cui andavano diversi scrap collector, raccoglitori di pietre. Perché andavano in questa zona? Andavano in questa zona perché era una delle poche zone dove rimanevano ancora pietre, perché raccoglievano pietre perché c'era l'assedio e quindi il materiale edile non riusciva ad entrare. Quindi questi andavano nell'unico posto dove rimanevano pietre o macerie di case non ancora utilizzate, le raccoglievano, cercavano di frantumarle per farne materiale edile. E cosa succedeva? Dall'altra parte il cecchino gli sparava. E la cosa allucinante è che gli sparava, un giorno sparava tutti al tallone destro, il giorno dopo sparava tutti al ginocchio sinistro e il giorno dopo, non lo so, allo stinco destro. In modo da far vedere che è proprio un gioco da parte dei soldati al confine oppure dalle torrette di controllo che tra l'altro sono comandate a distanza. Sempre appunto in questa zona, dicevo, ci sono il 35% delle terre coltivabili di Gaza ed è incredibile come i contadini continuino a cercare di coltivare le loro terre sebbene si trovino in questa zona appunto ad alto rischio. Noi con l'ISM appunto accompagnavamo questi contadini che andavano a coltivare anche a poche centinaia di metri dal confine, tipo 500-600 metri dal confine, e coltivavano solo grano. In queste zone una volta ci raccontavano che c'erano ulivi, che c'erano aranceti, che c'erano limoni,
che poi sono stati tutti sradicati, però loro dicono: questa è la mia terra e io voglio continuare a coltivarla. Sebbene appunto possano coltivare solo grano. Perché possono coltivare solo grano? Perché è quello che richiede meno cure. Non occorre annaffiarlo troppo, lo semino e poi lo vado a raccogliere dopo diversi mesi. È l'unica cosa, cioè la meno rischiosa che riesco a fare. Oppure un altro esempio appunto di resistenza quotidiana, di come essere a Gaza e vivere significa appunto resistere, perché in ogni singola azione ci sia, significa comunque controbattere l'occupazione e andare contro l'occupazione. È quella dei pescatori. I pescatori appunto, dunque, secondo gli accordi di Oslo anche i pescatori di Gaza dovrebbero poter arrivare fino alle 20 miglia marine. Attraverso gli anni queste 20 miglia marine sono state ridotte a 12, poi a 6 e ora a 3. Sono 3 miglia marine unilateralmente ancora una volta imposte da Israele contro qualsiasi accordo internazionale, no? E all'interno delle 3 miglia marine, ora non so quanti qua si intendano di pesca, però comunque non si riesce più a pescare niente perché il mare è sovrasfruttato, e con tutta la popolazione di Gaza che una volta si alimentava soprattutto di pesce, che insomma c'era il mare lì vicino ed era veramente il piatto più comune, adesso il pesce è diventato caro perché non si riesce più a pescare. Eppure appunto i pescatori continuano a voler uscire con le loro barche, pur essendo la fascia più povera della popolazione, continuano a dire: questo è il mio mare, io da generazioni faccio il pescatore e voglio continuare a fare il pescatore. Un po' come appunto dicevo i contadini prima, ricordo ci sono contadini addirittura che prendono in giro gli israeliani, dicono: ma quanto forti pensano di essere loro con le loro armi se io, contadino, voglio continuare a coltivare la mia terra? Perché io continuerò a coltivare la mia terra, se ammazzano me, i miei figli continueranno a coltivare la mia terra. E se ammazzano loro, ci sarà il vicino che continuerà a coltivare la nostra terra. Non ce lo possono impedire, perché questa è la nostra terra e noi da qui non ce ne andremo. Un altro esempio appunto di resistenza, in qualche modo appunto quotidiana, è quello delle ambulanze. Fatto soprattutto durante... Dunque, la cosa è diventata famosa soprattutto durante l'attacco israeliano chiamato Piombo Fuso, in cui appunto c'erano questi guidatori di ambulanze che andavano a raccogliere i feriti e i morti nei vari posti dove c'erano bombardamenti. Ora, perché guidare l'ambulanza è un atto eroico? Perché di solito dove bombardano, soprattutto facevano durante il Piombo Fuso, dove bombardavano gli israeliani, aspettavano qualche decina di minuti e poi bombardavano di nuovo, perché dopo qualche decina di minuti arrivavano le ambulanze, arrivavano i giornalisti e allora potevano uccidere ancora più persone. E di fatto diversi guidatori di ambulanze sono morti in questo modo. Questi appunto 3 primi tipi, diciamo, di resistenza quotidiana a Gaza non ve li ho nominati a caso, perché a praticare con i palestinesi questi 3 tipi di resistenza, e mi piace dire appunto con i palestinesi, non per i palestinesi, c'era anche un compagno che lì è morto e che si chiama Vittorio Arrigoni. Ve ne racconto un altro di episodio che a me piace molto raccontare, perché rende veramente l'idea di quanto il fatto di dover resistere all'occupazione sia una cosa che va veramente in tutte le fasce della società. Era un villaggio al sud che si chiama Basan ed era marzo scorso e c'è stata un'escalation di attacchi da parte israeliana, e a un certo punto era venerdì mattina e cade una bomba di fronte a una casa, venerdì mattina, col babbo di famiglia che stava in moschea, e a casa erano rimaste la mamma e 3 figlie. La mamma stava preparando il pane giusto fuori casa. C'erano questi forni fatti di terra, rotondi, a forma di cupola, in cui mettono dentro il pane, e c'erano 2 delle figlie grandi fuori con lei a preparare il pane. Cade una bomba giusto di fronte a casa dove queste stavano preparando il pane. È una bomba di quelle esplosive con i proiettili rotanti, no? E quindi la mamma muore sul colpo anche una delle figlie, la porta di casa viene crivellata di colpi, eccetera, eccetera. La seconda figlia che stava fuori finisce in coma all'ospedale, e Nida, che è la terza figlia che stava in casa, sentendo il botto, l'esplosione, esce fuori in preda al panico, inciampa sulla bomba e viene portata all'ospedale anche lei. Dopo 2 giorni mi capita di andare a trovare con la persona che mi ospitava al villaggio, questa ragazzina appunto Nida di 16 anni, e, che tra l'altro stava ancora sul letto ovviamente e via dicendo, e questa ragazzina mi chiede: ma secondo te perché ci fanno questo?
Io all'inizio non so bene cosa risponderle, anche perché credo che sia una domanda retorica, no? E poi me lo chiede di nuovo e mi dice: ma secondo te perché ci fanno questo? E io le dico: secondo me è perché vogliono che ve ne andiate dalla vostra terra. E allora mi vedo di fronte questa ragazzina di 16 anni con la mamma e la sorella morta e la seconda sorella che non sapevamo se fosse sopravvissuta o no, che mi dice: nemmeno nei loro sogni ce ne andremo. Io chiedo: come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento. Suona il cannone e ancora non è contenta di sangue la bestia umana, e ancora ci porta il vento. Io chiedo: quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà. E il vento si poserà.